L'Abruzzo odierno è un Abruzzo in cui le navi importanti non riescono ad entrare nei porti, devono scaricare ad Ancona e Napoli e le materie prime vanno poi trasportate su camion che percorrono strade vecchie anche di un secolo. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso del primo incontro del tour di convegni dal titolo Infrastrutture al servizio delle imprese, organizzato da ARAP Abruzzo in sinergia con Regione Abruzzo e Sangritana SPA, che si è svolto ad Atessa ed è stato l'occasione per fare il punto su alcuni interventi che possano recuperare un gap infrastrutturale di decenni, dice Marsilio, affermando poi il primo passo è aprire i cantieri. Adesso recuperare decenni di gap infrastrutturale, di ritardo nelle infrastrutture non si fa in un giorno e neanche in un ciclo di amministrazione, però siamo ormai pronti ad aprire cantieri sull'ultimo miglio ferroviario di Vasto e di Ortona, sul potenziamento delle banchine di questi porti, è già attivo quello di Pescara come cantiere, il molo nord è già al suo primo disegno su cui realizzare il molo. Stiamo per aprire anche i lavori sull'interporto di Manoppello, 10 milioni di investimento per renderlo più funzionale, abbiamo praticamente consegnato i lavori alla piazza logistica di Saletti, c'è ancora qualche ulteriore piccolo lavoro da poter aggiungere, ma la piastra è consegnata, collaudata nei tempi, anzi in anticipo rispetto ai tempi del cantiere. È stato appena appaltato i 24 milioni per la piastra logistica di Fossa Cesia, cioè fare una banchina lunga 750 metri che permette ai treni merci di potersi fermare, caricare, e tutto al servizio delle aziende di questo territorio.